Ciao a tutti, mi chiamo Riccardo, sono vicentino, ma in realtà da un bel po' di anni, quasi 10 ormai, abito a Shanghai. In realtà il trading non è la mia attività principale, mi occupo di tutt'altro, la mia società si occupa di interior design e di fatto facciamo trading, ma trading fisico. Perché importiamo nel mercato cinese e asiatico in particolare arredo italiano di lusso. Ho approcciato al trading da circa 3 anni, molto per caso. Io non ho conoscenze finanziarie, mi sono laureato in ingegneria. Però parlando con degli amici mi raccontavano che acquistavano delle azioni italiane, la cosa mi ha incuriosito e ho iniziato a approfondire questa cosa. Ho iniziato a fare trading automatico proprio perché io mi occupo, passo tutto il mio tempo ad occuparmi, a gran parte del mio tempo ad occuparmi di qualcos'altro e il mio lavoro mi porta molto poco in ufficio e spesso in giro per l'Asia tra un aereo e l'altro. E quindi per me sarebbe, pur volendo, impossibile passare il mio tempo di fronte a un monitor e decidere quali operazioni compiere. I mercati su cui principalmente opero sono quelli abituali, quindi quello americano, futures sugli indici, sulle commodities, quindi energetici, metalli, carni, quello europeo, in particolare futures sul mercato Eurex, ma proprio perché abito in questa parte del mondo, da un po' di tempo ho iniziato anche ad approfondire alcuni strumenti asiatici, e in particolare di Hong Kong e giapponesi, e in particolare i future sull'Hang Seng, quotato sulla borsa di Hong Kong, e il future Nikkei, quotato sulla borsa di Osaka. Attualmente sto utilizzando sia MultiCharts che TradeStation. Ovviamente TradeStation è anche broker nativo. Mentre per multicharts uso Interactive Brokers come broker, ovviamente, ma anche come data feed per quegli strumenti che TradeStation non ha. Tanto è vero che anche se opero su multicharts, come data feed uso comunque TradeStation. L'operatività in reale è su una VPS, che attualmente è situata in Europa, in Germania, ma a brevissimo la sposterò in America perché comunque numericamente gli strumenti che opero sul mercato americano sono quelli più numerosi e quindi cercherò di ridurre quanto più possibile lo slippage avvicinandomi alle borse americane. Il mio approccio con i corsi di Andrea Unger, è stato un po' strano, perché in realtà sono partito dal fondo e il primo corso che ho acquistato di Andrea è stato Portfolio Secrets, perché in quel momento avevo già collezionato un po' di sistemi che avevo sviluppato per mio conto e iniziavo ad avere la necessità di selezionare i migliori che in quel momento potessero performare meglio. Contestualmente al corso ho anche avuto accesso, ho acquistato l'accesso anche al forum e lì mi si è aperto un mondo meraviglioso perché tutti i giorni un sacco di utenti postano le loro esperienze e lì devo dire che ho imparato non soltanto alcuni principi fondamentali e importanti, ma ho potuto anche apprezzare quello che gli altri amici, gli altri colleghi fanno. E poi paradossalmente sono arrivato al Trading System Supremacy e poi al Money Management. Il problema principale che avevo era che di fatto non avevo un metodo,
nel senso che approcciavo ad uno strumento, cercavo di capirne le caratteristiche e cercavo di trovare dei setup di ingresso, ma il tutto era, non dico casuale, ma dettato un po' dal sesto senso. Ma la soluzione principale, la più importante in assoluta, è che i corsi di Andrea mi hanno insegnato un metodo di approccio per la definizione dei sistemi, mentre prima il mio approccio era abbastanza casuale, legato al sesto senso, ad una valutazione molto superficiale degli strumenti a cui approcciavo. Ho scelto proprio i corsi di Andrea, al di là della qualità che ho poi potuto apprezzare successivamente, soprattutto perché mi fido quasi ciecamente di Andrea. Andrea è un trader professionista, al di là del fatto, e non è poco, che sia 4 volte campione del mondo, è un professionista che opera in reale, lui mette i suoi soldi, quindi quello che lui ti insegna lo fa sulla base di quello che lui fa tutti i giorni. Certo, potrei apprezzare il più bravo dei teorici, ma mi fido di più di uno che mette i suoi soldi e che mi spiega quello che esattamente lui fa tutti i giorni. Ma in realtà non ho avuto particolari preoccupazioni, mi incuriosiva conoscere il contenuto di questi corsi in relazione al costo che avevo sostenuto, ma subito dopo ho capito che la qualità e la quantità dei contenuti che Andrea esprime nei suoi corsi è assolutamente ragionevole, ma vorrei dire ottimale, rispetto al costo dei corsi stessi. Boh, non scenderei troppo nello specifico, ma non perché non voglia dare i miei numeri, non c'è nulla da nascondere, anzi, ma mi piace dire che quest'anno per tutti è stato, il 2018 è stato un anno terribile, irrazionalmente volatile, e proprio grazie al fatto che ho alla fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, costruito dei sistemi sulla base del metodo imparato da Andrea, proprio sistemi su strumenti asiatici. Questo mi ha salvato letteralmente l'anno. Quest'anno non chiuderò particolarmente bene, ma non perderò soldi, e già questo, secondo me, è un ottimo risultato. Sì, forse mi ripeto, però è un concetto secondo me estremamente importante. Per me è la chiave dei corsi di Andrea ed è il metodo. Perché lui, forse un po' diversamente dagli altri, anche nello sviluppo del sistema, ti spiega i vari passaggi, partendo dal trigger, dal setup e poi dai filtri. E questo è stato proprio, secondo me, è proprio la chiave. Che il maggior impatto che ho ottenuto, che mi ha dato, che mi hanno, questi corsi mi hanno dato rispetto a quello che conoscevo precedentemente. Oltre a tutto quello che ho già menzionato, una cosa che mi è piaciuta molto, che mi piace molto dei corsi, è che i video sono relativamente brevi, durano 15-20 minuti. E quindi in quei 15-20 minuti quel contenuto che Andrea spiega è fatto in maniera estremamente semplice, ma altrettanto estremamente sintetica. Quindi Andrea per natura non si perde in mille considerazioni, va straight to the point. E questo è assolutamente molto molto efficace, soprattutto per chi magari non ha tanto tempo da dedicare all'ascolto del corso. Ho
È quasi banale, ma mi verrebbe da dire a tutti, non proprio a tutti, perché oggettivamente i corsi di Andrea, non solo quelli che ho fatto io, ma in realtà poi tutto il pacchetto che Andrea affronta, non sono corsi secondo me da entry level, ma sono corsi per chi comunque già ha avuto un po' di esperienza rispetto ai trading system. Però è molto multilevel. E come ho cercato di dire prima, nello stesso corso Andrea lancia talmente tanti input, a volte molto chiaramente, a volte indirettamente, che anche riascoltandolo più volte si riconoscono sempre degli input nuovi, molto interessanti. Mi ripeto, il consiglio che do è seguite chi davvero non solo e non tanto vive di trading, ma in generale fa trading con i propri soldi, perché questa secondo me è la massima delle garanzie che quello che stanno esprimendo è un concetto reale che loro hanno vissuto e che vivono tutti i giorni sulla loro pelle. Nulla di particolare, così una nota magari forse un po' simpatica. Tanti mi domandano perché ho iniziato a giocare in borsa e lì mi fermo subito e gli dico che in borsa non si può giocare. Di solito vado a giocare al casinò, ma è un'altra cosa. In borsa, la borsa, il trading sistematico è un lavoro. Può essere il secondo, il terzo, il primo, il quarto lavoro, ma è un lavoro e così com'è deve essere affrontato. Ecco perché ci vuole conoscenza e metodo e secondo me queste due chiavi importanti le si trovano nei corsi di Andrea.